ricordarlo attraverso un'opera forse coerente con il suo approccio, con, con la sua idea di politica, con la sua idea di città. Penso l'ho conosciuto bene, hanno lavorato tanti anni insieme, hanno inaugurato in realtà allora questo spazio e tante altre opere sicuramente molto importanti, che loro oggi importantissime per la città. C'era un tratto di sobrietà che a volte diciamo, poteva apparire come un po' di distacco, ma non era distacco, era diciamo, un profondo amore per la città, a partire proprio da queste zone. Con Mamera, con abbiamo passato tanti pomeriggi con Giovanni Cantalò, con Saro, con Paolino, diciamo, in alcune zone della città che diventavano la priorità. Io ricordo i comizi che si facevano con la 127 nei cortiletti di città del villaggio Sant'Agata, cose che appartengono forse a un'altra fase politica, a un'altra fase storica, che però probabilmente diciamo, dobbiamo diciamo, saper rendere attuali e rendere pratica concreta, pratica politica e pratica amministrativa concreta. Danno quindi la priorità che meritano alcune zone della città. È ovvio che avremmo preferito un altro tempo. Esatto, e avremmo preferito poter condividere diciamo, più, con ancora più amici e con i cittadini questa inaugurazione. Però il fatto appunto, grazie ovviamente Giovanni Bustone, Cristiano Marella, Andrea Vecchio, tutti. La Presidente Francesca, con la quale c'è un rapporto che prescinde dalla politica, ma con Valentina, con tutti voi, diciamo, questo momento, ti ringrazio davvero della presenza, ringrazio tutti i consiglieri comunali, ringrazio chi dirige il Partito Democratico generale del Trino, ci mette impegno quotidiano dell'attività politica. E questa è l'ultima cosa che voglio dire, cioè è una fase in cui spesso si parla male della politica, in cui la politica viene considerata diciamo, il male assoluto. Io la testimonianza che posso dare è che mio padre ha fatto il professore universitario politica per tanti anni, l'ha fatto con passione, dedicando impegno, dedicando tempo alla città, dedicando energie, raggiungendo anche risultati, perché la vera cosa importante della politica, è utile nella misura in cui risponde ai bisogni, risponde alle istanze dei cittadini. E nel bilancio della sua vita, le opere realizzate in quest'area, di cui parlava prima Enzo, i progetti per rendere il Trino, il villaggio Sant'Agata, il Figlio, un po' meglio, ovviamente ancora tante cose l'hanno fatte, erano il vero bilancio positivo della sua attività politica. Allora credo che diciamo, in questo senso possa costituire un utile esempio per chi oggi si impegna in politica, lo fa con grande passione, per chi la politica magari la conosce poco e deve cominciare a farla, e in questo diciamo, aspetta a noi dare un esempio utile ma in grado di incentivare tanti e pochi di più a far politica e farlo in maniera seria. Grazie.